E salve a tutti cari sconosciuti, io sono Ferro, se preferite me Loki. Altro video registrato senza facecam, vi chiedo scusa, ma dalla prossima volta dovrebbe tornare tutto regolare, nonché direi cambi molto la mia faccia di culo o meno. L'importante è il gameplay, è sicuramente migliore della mia faccia. Non è, oddio, opinabile, 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 fatemi sapere nei commenti se preferite il gameplay o la mia faccia. E sezione più difficile di tutto il gioco per quanto mi riguarda, mai morta così tante volte. E ci siamo riusciti forse. Ok. Ci siamo? Siamo riusciti a superare la sezione più difficile del gioco. Allora. Penso di aver capito. Penso di aver capito. Perché qua. Allora, mi trascino questo. Bene. No, vabbè, non ne vale la pena. Bene. Dai, Kratos! Attenzione, segreto. Mi fai così, questo te lo tiri. So ho potenziato le armi. Ok, sono al massimo, che non mi ricordavo se avevo potenziato le armi prima o dopo crepa di essere crepata come una cretina. Facciamo così. Più o meno. Un po' di più. Ah, ok. Così. Un po' di più. Ah, ecco qua. Perfetto, guardalo lì. Che bravo. Come impila bene le cose. C'è Vlad l'impalatore e c'è Kratos l'impilatore. Mamma mia, come sono in forma oggi. E va bene. Allora, qua salgo. Dovrebbe bastarmi la singola roccia. Kratos, ti prego. Ok. Di qua vado a prendermi il mio scrignetto. Addirittura. 1000, praticamente 1000. Tanta roba. Ripeto, probabilmente mi sarò persa allo schifo. Per cui temo. Ok, niente mana. Temo non riuscirò a completare in maniera adeguata tutto, però. Ok, ma c'è giochino da fare. Dai, salta. Ok, vai, 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 vai. Qui come funziona? Così. Che paura! Qui è uguale, alterna. Mi sa di sì. Faccio un po' più veloce. Ah, sì, platforming hardcore. Io non so se qua muori, se ti becca, non credo. Credo che ti fai solo un po' male. Vai, 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 vai. Ok. Poi sono le vene di coso. Coso, no? Siamo sulla mano, mi pare. Vediamo, eh. Eh sì, è la mano, infatti. Chi ha infranto le catene del mio supplizio? Scusa, eh. Sei forte, ma sei troppo piccolo, anche per un olimpico, per essere un dio. Cosa stai dicendo? Kratos. Ok. Come osi mostrare il tuo volto dopo quello che Sì, hai però fatto? Quanto ti farò Sì, io non so cosa stai dicendo. Sì, ragazzi, l'audio è bassissimo, non è colpa mia.
Non lo sento neanch'io. Ok, qua è tornato normale. Non sei cambiato affatto, Kratos. Sei sempre lo stesso. Coglione. Sciocco guerriero arrogante. E come hai intenzione di sconfiggere il grande re degli dei? Riprendendomi la spada dell'Olimpo e piantandola nel cuore di Zeus, essa custodisce la forza che possedevo come dio della guerra. La spada dell'Olimpo? Era da molti anni che non udivo questo nome. Dalla fine della grande guerra. La sete di sangue e il potere ribollivano in Zeus. Il suo desiderio di regnare sui mortali era intollerabile per noi. La guerra tra olimpici e titani. Ah, proprio furri, quindi, Crono. Noi titani sapevamo di dover vincere quella guerra. Guardalo. Perché la nostra sconfitta avrebbe posto fine al glorioso regno dei titani. Sì, vabbè, siete delle scimmie comunque. E prosperità per gli umani. Aia, i capezzoli. Quello in teoria non era Poseidone. Che fa con i fulmini? Vabbè, non... vabbè, sì, le tempeste. Vabbè, tutti quei fulmini stanno. Vabbè. Ma quindi si è ciucciato l'anima. Giustamente ha quattro capezzoli, perché ha quattro braccia, quattro capezzoli. Perfettamente sensato, no? Ah, i miei occhi, che fastidio però. Nonostante la mia cattura, la battaglia proseguì, finché per porre fine alla grande guerra. Zeus creò un'arma potentissima, un'arma con la forza di cielo e terra, la spada dell'Olimpo. L'ha cagata fuori, quindi. Io vi confino negli abissi del Tartaro. Sì, ripeto, sono delle scimmie comunque, eh. Cioè, gli olimpici coi poteri e questi che danno i pugni, lanciano i sassi. Chissà perché hanno perso. Quelli che volano con le armi magiche. Oh no! Mi svegliai tra i supplizi degli inferi. Confinato nelle più oscure profondità dell'Ade. Avrei distrutto Zeus se non mi avessi imprigionato qui, schiavo degli dèi. Permettimi di dubitare. Non obbedisco più al volere degli dèi, Atlante! Ho tollerato i loro tradimenti per l'ultima volta! Mostrami la via per raggiungere le sorelle e ucciderò Zeus una volta per tutte! La scossa di Atlante. Vabbè, siamo diventati delle scimmie pure noi. Prima eravamo mucche. Che bello. Guarda, mi sta giudicando tantissimo. Però non aveva gli occhi così arrossati prima lui, comunque. Eddo, basta! Abbiamo capito!
Sparta non mente. Fantasma di Sparta, sei un potente guerriero e un degno alleato dei titani. Dimmi dunque come trovare il Tempio delle Sorelle del Destino. Nessuno, neanche un titano, sa raggiungere il Tempio delle Sorelle. Fatti cagare. Che chi riuscirà a trovarlo otterrà un grande potere. Ti ho dato quanto restava della mia magia, Spartano. E ti aiuterò ad attraversare il grande baratro. Ma quanto Chad? Non era minimamente così buono nel filmato, comunque, Atlante, fatelo dire, eh. Cioè, ma neanche per sbaglio era così. Che il destino ti assista, Kratos. Kratos. Contano su di te. Allora, il grande abisso, grande abisso, no? Allora, scossa di Atlante, sblocca terremoto e potenziamento. Un sacco di roba da potenziare. Un sacco di roba, però la scossa è molto figa. Sai, non ho potenziato nulla, tranne le spade. Ho fatto cacare. Molto peggio del primo God of War. Il primo God of War è che il primo God of War l'avevo giocato comunque parecchie volte, quindi bene o male mi ricordavo anche i posizionamenti. Io là sopra come c'è? Vediamo. Aspetta, eh. Ah, ah, di qua. Faccio così. Ecco, e cado come una deficiente! Perché non ha fatto il doppio salto? Dicevamo. Allora, non è successo niente. Tutto a posto, non è successo niente. Io lì mi posso attaccare? Sì, ah, non serviva a fare tutto il biribim biribum. A posto. Tutto inutile. Vabbè, sono full. Che cacchio mi dai la vita qui? Palazzo delle pare. Ah, così. Nessuno sa come raggiungerle. Ah no, ok. Non posso. Ok, non posso. Posso farla girare perché c'è sto schifo attaccato qui per ora. Ti pareva. Azzardare. Pronto, te. Levati. No. Fa piacere che è proprio immune, eh? Ah, è morto in ritardo. Come si faceva a fare? Non mi ricordo minimamente come si faceva a fare scendere pezzi di merda. Allora, tu non devi scassare la minchia con le tue bombe, che non è il momento. Questi rompono i coglioni, però. Come si faceva a farli cadere? Mica me lo ricordo. Ah, ok. Sì. Ok, vabbè, ho capito. Cacchio. E dai, su! Oh, via dalle palle un po'. Basta! Hai rotto i coglioni! Muori! Santo cielo! Le botte proprio! Vieni qua! Con le scatole! Vieni qui che ti spacco la faccia! Tu, vieni qui qua pure, tu! Madonna, pullizzati sti i nanetti fetenti! Sono immorti. Allora, pure tu, eh!
Guardalo com'è vulnerabile! Ma perché è vulnerabile? Va, ho capito. Oh. Allora. Guardali come hanno... Allora. Botte. 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 Guardalo. Ma che cazzo! Io non ho parole, ho... Quanti sono? Oh. Puoi morire? No. Sentite, mentre voi giocate qui, io mi prendo... gli HP, eh. Puoi morire? Quante volte no... Io ho fatto la presa. Questo è andato. Questo è andato. Via dalle pa... Dalle! Vabbè. Grazie. Crepato anche tu. Vecchietto. Piccolo lui. Oh signore santo, quanto molesto. Molesta in realtà. Okay. Perfetto. E adesso penso di doverlo girare, girare, girare finché non trovo la, la parte, diciamo... no, 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 vieni, vieni. Così. Molla. Ce la farò, ce la farò. Credo, cioè, non penso ci sia un magico segreto, penso che si faccia così. Eccolo. Ok. Such enigma. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. E qua come si fa? Qui mi serve. Ho capito! No, dai, due coglioni! Non rompete le palle! Vai, ok. Bene, il nemico aspetta pazientemente il suo turno. Oh, pensavo fosse più difficile. Vieni. Vieni. E basta. Schifo che sei.
Allora, capì. Ah, sono belli ricchi i scrigni adesso. Secondo me porta allo stesso posto questa. No, qui porta un vicolo cieco, perfetto. Io in tutto questo che faccio? Guardo scelta. Direi che Crow infligge più danni e colpisce più nemici. Vabbè, 11.000, porca paletta. Mi sa che dovrà aspettare, Tra l'altro, cioè, tipo in God of War 2018 super rimando a sta cosa, mi pare sia un uccello quello. Not amused. Ti serve la chiave dell'ariete per aprire questa porta. Ti serve la chiave dell'ariete. Questa. Non ha funzionato. Sembra. Ok. Aspetta. Posso spaccarla? No. Questo cos'è? Il teschio del guerriero. E quindi niente, andiamo avanti. Attenzione. Attenzione. È inserito la maniglia. Ok. Sei vicini. Sbattono tutte le porte possibili. Cosa sto facendo? Tutto questo. Ah, il fuoco. Ok. Sembrava chissà quale segreto, invece era soltanto la fiammetta. Ah, i miei occhi. Fatto ciò. Dai, che è un segreto. Assolutamente no. È un segreto, no. Dai che c'è un segreto. No. Niente. Guarda, è bello di lui. Dai, che pro sta cosa? Niente. Forse adesso si attiva qualcosa. Adesso. Ah, di qua non posso. Ah, ok, adesso. Ma perché sempre a tempo? Mai una gioia, oh. Mai una gioia. Che si fa? Scusatemi. Sono scemo io. Io qua non posso fare niente. Ma è troppo veloce! Come devo fare? Cioè, a parte che non ci arrivo proprio. Mi sento scema. Non c'è un'altra strada. È la strada questa, eh. Io non posso arrampicarmi. E non posso. Qua le tende non sono interagibili. E questo mi fa planare. Ma cado come un sasso, tra l'altro. Velocissima a salire. Ah, ok. Ma
pelissimo comunque. Anche se in realtà, avendo potenziato questo, amori di zia. Bello. Santo. Vittime. Sono proprio dei merdoni loro. Sono molto più scarsi dei soldati tipo normali del primo God of War. Ok. Ah, non... Linea, non mi tradire adesso. Va bene, quel coso me lo devo portare, chiaramente. Me lo devo portare. Dove me lo devo portare? Leggerissimo, tra l'altro. Boom. Auditorio di Lachesi. La porta è chiusa, vabbè. Va bene? È scritto una lingua che non conosci. Qui c'è il tizio. Infatti. Ok. Qua c'è il tizio. Posso fare così. No! Aspetta. Lasciami stare! Vabbè. Devi proteggere il traduttore. Tranquillo, devi proteggere. Sì, non c'è. Proteggilo significa non ucciderlo comunque. Proteggilo significa anche non uccidilo. Non ucciderlo. Sono sicuro che potrebbe. Ah no! Non si fa. Lasciate stare il traduttore. Solo io posso fargli male. Ma se lo mollo là, no, forse non spawnano. Devo portarmelo dietro. Ah, che paurino! No! Oh oh. Merda. Meno male non c'è il fuoco amico. Amico. Ok. Mica avevo visto che aveva la vita in alto a destra. Però non l'avevo minimamente vista. Infatti avevo l'ansia a mille perché pensavo che fosse così a sentimento. Oh oh. Non rompete i coglioni. Ok, ha finito. Finito di mettere qui, questo è un problema. Fermi tutti, fermi. Questo è ottimo per proteggerlo. Questo colpo. Chissà se dice qualcosa di reale o solo versi. Che fai? Vedi tu. Schiaffi.
Padumede! È morto. E mi sa che sei rimasto da solo, stronzetto. Cagoni. Eh? Hai dimenticato le parole? Che dici? Leggi. Ascoltatemi, sorelle, che controllate i fili. Continua. Ah, questo muore, fa. Un altro cerca ciò che solo le sorelle possono concedere. Leggi! Come prova del suo valore? No! Per favore, no! Non posso farlo! Niente, spacchiamo la faccia. La testa, proprio. Ecco. Accetta il sacrificio del mio sangue. Ok. Ah, perfetto. Sessanto, ragazzi. Proprio, spremuta proprio. Avete presente quando prendete la mezza arancia e la spremete? Stessa cosa sul libro. Io penso al povero traduttore che l'ha messo lì apposta, comunque, praticamente. Mamma mia. Poverino, fe. Ok. Addirittura. Ma quanto sangue aveva? Ben fatto, guerriero. Questo sacrificio dimostra la tua determinazione a incontrare le sorelle del destino. Ma questo è solo un piccolo passo per ricevere l'onore di presentarti al nostro cospetto. Siamo stati bravi comunque. Beh, uccidere degli innocenti è il primo passo. La chiave dell'ariete, perfetto. Vai, Kratos, ce la puoi fare. Ok. HP. Massacro. Continuo. Kratos è santo, ragazzi, è santo. Ah, guarda dove siamo. Credo. Paura. E siamo dove penso che siamo? Mi sa di sì. Mi sa di sì. Un'altra inquadratura, ma siamo lì. Qui c'è il salvataggio, esatto. Esatto. Qui non c'è più il fuoco. Aspetta un secondo. Che c'è qua? Eccolo. Lo sapevo che c'era qualcosa. E vabbè, dai, andiamo avanti un altro pochino. Che è sta roba? Ok, non penso che funzioni. Ah, queste cose. Come ci arrivo qua? Aspetta, come ci arrivo lì? Fammi. Vabbè, di là ancora, forse non posso. Allora, chiave dell'ariete. Che va qua. Hai aperto la porta. Grazie. Kratos. Oh, che bella cosa. Altre punte. Pronti? Ok, allora 4006. Io questo lo potenzio.
So anche se questo mi permette di droppare MP. Non è una brutta brutta idea, eh. Non è una brutta idea. Però sti cazzi. Diecimila, beh, non neanche da così tanto. Ok, prossimo passo. La lancia del destino, però. D'accordo, pronti a morire come merde? Siamo pronti? Questo già è un indice della situazione. Ah, che cazzo di paura, però. Non ti permetteremo mai di raggiungere il nostro sacro tempio, Kratos. Ok. Siamo fatti. Che cosa più aggressività? Perché non sta cattiveria nei confronti? Tutto bene, ti sei dimostrato valoroso, eh! Ah, fanculo! Quanti sono? Basta. Ok. Pensavo peggio, eh? Pensavo peggio. Mi pare che nell'uno c'era una cosa ben peggiore di questa. Questa non era così terribile. Merito anche delle spade al massimo, eh? Spade al massimo fanno tanto tanto, secondo me. Gente che passa. Di nulla. Kratos, non sai quello che fai. Esistono cose assai più importanti della tua vendetta. Ah, sì? Zeus fa ciò che deve per proteggere l'Olimpo. Ah, santo. Pure Zeus è santo. Gaia non dice altro che mezze verità e menzogne. Dio degli inferi. Dio del sole. Dio del mare. Mai fidarsi dei titani. Beh, ex dio della guerra, sì. Zeus vedeva la minaccia a tutto ciò che rappresenta. Così poco? Pensavo che era tipo una cosa fighissima da fare. Mi dava. Cavolo, mi hanno dato più sfere rosse e il muro rotto che. Delusissima. Sì. Quindi. Perfetto, era esattamente così che si doveva fare. Cosa non ho capito? Cosa mi sfugge? Di ovvio. Cosa dovrei fare? Mi hai mostrato questa cosa, no? Non capisco. Ah, forse... Forse devo farmela... Muro? Sì, vabbè, sei stronzo, cioè mi hai dato le ali e poi mi devo fare così. Quanto sei infame, veramente. Ci sarei mai arrivata. Come ci arrivo lì, però? Che interessante questa... Questa roba. Allora.
sinceramente a questo punto io sarei tentata dal fermarmi qua, perché non so quanto manchi ancora, quindi io direi che ci fermiamo. Non male, alla fine è andato tutto abbastanza liscio, abbiamo fatto la nostra opera di carità del giorno, come sempre, Kratos è sempre un pezzo di pane, sempre pronto a fare nuove amicizie. Vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video.